Eder. Mech. Pallister. L'ultima immagine di Sharon Verzeni è stata catturata da una telecamera di sorveglianza in via Castagnate, 3 minuti prima che la giovane chiamasse il numero di emergenza 112, esclamando: "Aiuto, mi hanno accoltellato, sono a Terno d'Isola." La ricostruzione della sua tragica vicenda è stata effettuata dai carabinieri del nucleo investigativo, i quali hanno tracciato il percorso a piedi di Sharon, che era uscita da casa sua in via Merelli poco dopo la mezzanotte. Purtroppo, la giovane è stata uccisa all'altezza del civico 32 di via Castagnate circa 50 minuti dopo la sua uscita. Le indagini si sono concentrate inizialmente su 3 telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso Sharon durante il suo tragitto. La prima si trova presso un negozio di abbigliamento all'angolo con via Partigiani, ma registra solo il marciapiede e non la strada. Le altre 2 telecamere sono posizionate alla fine di via Castagnate, verso piazza 7 Martiri, una è della Banca Intesa, mentre l'altra è una telecamera dome, in grado di ruotare a 360 gradi. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Emanuele Marchisio, hanno visionato le registrazioni di queste telecamere per identificare eventuali sospetti legati all'omicidio. Tuttavia, il lavoro degli inquirenti non si è limitato a queste 3 telecamere. Per avere un quadro più completo, sono state acquisite le registrazioni di ben 50 telecamere, sia pubbliche che private, non solo a Terno d'Isola. Le immagini sono state esaminate in un intervallo di tempo di 1 ora prima e 1 ora dopo l'omicidio, il che significa che gli investigatori hanno dovuto analizzare circa 100 ore di video. Non sempre di buona qualità, in questo contesto, i carabinieri del ROS stanno usando tecnologie avanzate per analizzare le immagini e il cellulare della vittima. Le indagini stanno seguendo principalmente 2 piste. Una potrebbe riguardare una persona che conosceva Sharon e che aveva un movente forte per ucciderla. L'altra potrebbe essere un gesto impulsivo da parte di un balordo. Tuttavia, per scoprire un possibile collegamento con il killer, è fondamentale esplorare la vita della giovane e le sue relazioni. Le 100 ore di registrazioni significano anche dover identificare decine di persone che potrebbero essere passate per la zona, sia a piedi che in auto o in monopattino. Queste persone sono state convocate in caserma per spiegare la loro presenza in quella zona tra il 29 e il 30 luglio e per fornire qualsiasi informazione utile alle indagini. Alcuni testimoni hanno contattato i carabinieri per offrire la loro assistenza. Un testimone ha riferito di aver visto una ragazza somigliante a Sharon litigare con un uomo la notte del 30 luglio. Ma dopo ulteriori accertamenti si è scoperto che l'osservazione era avvenuta in un momento successivo all'omicidio. Ogni segnalazione ricevuta è stata attentamente registrata e verificata. In aggiunta alle indagini basate sulle telecamere, gli inquirenti stanno anche eseguendo controlli su pregiudicati della zona. In particolare, ci sono 2 italiani con precedenti per reati legati alla droga e maltrattamenti, uno dei quali risiede proprio in via Castagnate e potrebbe aver visto Sharon passare davanti a casa. La giovane, nota per le sue passeggiate per perdere peso, potrebbe aver utilizzato il cellulare come contapassi e contacalorie. Analizzando i dati del cellulare, gli investigatori sperano di capire se Sharon ha sempre camminato lungo il percorso o se si è fermata in qualche punto, e per quanto tempo. La famiglia di Sharon Verzeni ha deciso di affidarsi all'avvocato Luigi Scudieri di Milano, il quale ha comunicato: "Al momento non rilasciamo dichiarazioni." Nel frattempo, Sergio Ruocco, il compagno di Sharon, ha partecipato a un raduno mensile contro la violenza di genere organizzato dalla rete bergamasca, tenutosi in Largo Rezzara a Bergamo. Qui, ha espresso il suo desiderio di ricordare la giovane donna, affermando: "Parlerò nel momento in cui tutto sarà risolto. Oggi sono qua semplicemente perché avevo voglia di venire ed era giusto così." Le sue parole, pur nella loro semplicità, racchiudono la profondità del dolore e della perdita, così come la volontà di non dimenticare Sharon e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato e attuale come la violenza di genere. Durante il raduno, il fratello di Sharon era presente accanto a lui,
E insieme hanno trovato un momento di conforto tra le persone che condividono la stessa battaglia contro la violenza. L'evento ha avuto un forte impatto emotivo, con una particolare attenzione al ricordo di Sharon, una donna di 33 anni la cui vita è stata tragicamente spezzata in un atto di violenza insensato. Una delle partecipanti, parente di una vittima di femminicidio, ha voluto esprimere la sua solidarietà, sottolineando l'importanza di una rete di sostegno che si sta formando attorno ai familiari delle vittime. Ha detto: "Non sarete soli. C'è una rete all'interno della quale si sente una solidarietà sempre più crescente, che sarà in grado di darvi supporto. Nonostante sappiamo che sarà molto difficile, questo momento di incontro e condivisione ha rappresentato non solo un tributo a Sharon, ma anche un richiamo all'unità contro la violenza di genere, evidenziando l'importanza di affrontare questi temi insieme." Le parole di sostegno e la presenza di tanti attivisti e membri della comunità hanno creato un'atmosfera di solidarietà, dove il dolore per la perdita si mescolava alla determinazione di combattere contro l'ingiustizia. La tragedia di Sharon Verzeni ha scosso profondamente la comunità di Terno d'Isola e oltre, portando a una riflessione collettiva sulla sicurezza delle donne e sull'urgenza di azioni concrete per prevenire simili atti di violenza. Le indagini continuano, con la speranza che la verità emerga e che giustizia venga fatta, non solo per Sharon, ma per tutte le vittime di violenza di genere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.